tutti, sono davvero molto contenta di essere io a presentare, a introdurre la conferenza stampa di questo film magnifico in presenza dei registi Christopher Doyle, che non ha bisogno di presentazioni, e Jenny Suen, co-regista. È stato anche il nostro Gran Premio Torino l'anno scorso, ormai è di casa e lo ringraziamo tantissimo di essere venuto. And I brought my skis. Ho portato gli sci. Because it's going to snow today, right? Perché oggi nevica, no? Dovrebbe, sì. Allora parliamo. I need some advice. I bought some red wine last night, but it was a frizzante. I don't know how to drink frizzante. No, avrei bisogno però di un consiglio da parte vostra, perché ieri ho comprato del vino rosso, però è vivace e non sono capace a berlo, non so come fare. Ok. I need some advice. Yeah, ha bisogno di consigli, dai. Salute. Proveremo a darglieli anche con le domande mescolate cinema e vino e tutto quello che uscirà in questa conferenza. Allora, dunque, parliamo un momento di questo film così strano, così particolare, no? Dove c'è una ragazza che ha un'ipersensibilità alla pelle, no? Il sole non può prendere il sole, e in questo villaggio sperduto di Hong Kong incontra, ultimo villaggio di pescatori, incontra un uomo e il rapporto che tra di loro si crea sembra essere un po' la quintessenza dell'amore più puro, no? Anche se non espresso. No, bobo. E quindi volevo capire. I think everyone knows. Non si scopa. No, a me piace molto perché c'è la pelle, c'è il cinema, ci sono le immagini, è un miscuglio magico di cose. E quindi volevo sentire parlare un po' prima Jenny, poi Chris, o come volete voi. Well, I think it's a film about looking. I grew up. It's a film about looking. I grew up in Hong Kong between two languages, Chinese and English. And to me, making a film or cinema, it's its own language, and it's a universal language. And so to me, making a film is a kind of escape from living in this translated world that is in which I feel adrift. So the love story between these two people is pure because it's about seeing yourself through another person and seeing how and feeling being seen for the first time. Per quanto riguarda, diciamo, questo approccio del film, diciamo che per me il film tratta più che altro l'argomento del guardare, okay? Della visione del guardare, nel senso che io sono nata e cresciuta a Hong Kong e sono sempre stata, diciamo, sbilanciata in un certo senso tra due lingue, quindi il cinese e l'inglese, che hanno sempre fatto parte della mia vita. In questo mondo praticamente sempre costantemente in traduzione, in cui non mi sentivo proprio a mio agio, mi sentivo come se stessi scivolando via, insomma, alla deriva. Per cui il cinema per me è assurdo a un qualcosa che può considerarsi una lingua a parte, un mondo con una lingua a parte, però una lingua e un linguaggio, tutte e due le cose, che ha una valenza universale e che mi permette quindi di non sentirmi alla deriva. E quindi in questo caso, più che altro, quello è, uscendo da questo mondo di traduzione, lo sguardo, il cinema, quindi lo sguardo e il guardare, assurdo, danno l'importanza proprio dell'essere, dell'amore in questo caso è puro, no? Innocente, perché è il guardare che è implicato, nel senso, negli occhi dell'altra persona ci si vede, una persona vede se stesso, ci si vede attraverso l'altra persona ed è dà l'impressione questo, ci si vede riflessi e ci si vede veramente per la prima volta e si è visti per la prima volta. But now listening to your translation in Italian, it sounds so much better. Now I want to learn Italian and screw film. Screw film, I'm just going to stay in Torino and
dance to your Italian translation of my words. Insomma, adesso vuole stare a studiare l'italiano. Okay. So it becomes three languages. E così adesso avrà tre lingue. Hello. To me, what we do is people in space. The space, it's always a space which we light or we choose or we have some need to share. Then when you take an actor or a dog or whatever and you put them in a space, to me that's the energy of the potential of an image, of a scene, of the process of the film. Per me il concetto riguarda lo spazio, delle persone nello spazio, comunque degli esseri viventi nello spazio, nel senso che si ha, per esempio, si identifica uno spazio solo perché ti piace o lo scegli o hai qualcosa, è uno spazio da condividere, e poi quando lo riempi, che ci mette una persona o qualsiasi essere vivente, forse anche un cane, voglio dire, in quel momento quello spazio assurge a un qualcosa di energia, di vitale, nel senso quella è l'energia. Quello è il potenziale di quello che è la vita nello spazio. And since this space is so engaging and we have such great love and respect and care for our city called Hong Kong, to put a group of people in that space, of course it's easy to make a love story. Because we're in love with them and we're in love with the space. E quindi è per questo che allora lo spazio assurge, no? Al potenziale di quello che possa essere i rapporti di quel luogo, di quello spazio. E poi proprio perché noi amiamo quello spazio, sto parlando di Hong Kong, la nostra città, rispettiamo quello spazio, ovviamente nel momento in cui, perché quello spazio è così coinvolgente e motivante, a quel punto, nel momento in cui quegli spazi o quello spazio li riempiamo di un gruppo di persone, ovviamente nei confronti anche delle persone, in quelle persone possiamo parlare di amore puro, proprio perché amiamo quello spazio. Plus, they were very beautiful actors. E poi erano dei begli attori, molto belli. Almost as beautiful as our director. Quasi anche lei bella quanto la nostra regista. Grazie. Ho visto che ci sono domande. There's a question. Buongiorno. Io, da grandissima amante del cinema di Hong Kong, ho amato questo film, ovviamente. E volevo chiederle una considerazione, da come, a entrambi ovviamente, da come si evince nel film la Hong Kong che conosciamo noi amanti, che a Hong Kong sta cambiando, si sta modificando, l'urbanizzazione, la gentrification rischiano di eliminare l'identità di Hong Kong. E qui nasce la mia domanda, secondo due grandissimi esperti come voi, Sonia la produttrice, lei non ha bisogno di presentazioni, i giovani registi, come ad esempio, non so, Jamon Sao, non so, il pupillo di Johnny To, per dire Chan Chi-fit o Philip Yang, Derek Tsang, nel futuro potranno mantenere viva l'identità, un po' come Herman Yao, oppure si rischia di perdere l'essenza di Hong Kong? Questa è un po' la mia preoccupazione. Grazie. I don't think I can speak fast enough to answer. Non credo di poter parlare abbastanza veloce da rispondere. So Jenny can start. Comincia Jenny. You speak so fast. È veloce. So you speak fast for me as well. I think this is something that's happening not just in Hong Kong. Even in Italy, I was reading this article about these villages in Italy that where no one lives anymore. Or, you know, the most beautiful lighthouses in the world are in Italy, and the government has to sell them off because there's no money to maintain the lighthouses anymore. And so, in our way, our film, it's about a fishing village, but Hong Kong is a city. And most people, when they see this film, they think, oh, it doesn't look like Hong Kong. It's not the Hong Kong of the skyscrapers and neon lights and backstreet alleys. But Hong Kong used to be a fishing village also 200 years ago. So in our way, it's a metaphor for the disappearing
what you are saying about the disappearance of a certain way of life or a certain culture, but I don't think we're pessimistic. You've seen the film, so you know at the end the fishing village disappears, and the movie is pessimistic. But I think that our act, and this is my first film, the act of making this movie, even though the story is sad, is an act of defiance, or an act as a positive one, because we're trying to create a space for a new kind of Hong Kong cinema. Beh, non credo che sia un fenomeno limitato soltanto a Hong Kong, sto parlando anche del resto del mondo, nel senso anche con riferimento all'Italia. Per esempio, recentemente ho letto un articolo che parlava di piccoli di paesini che ormai sono disabitati, anzi, o per esempio, se vogliamo parlare di ambiente marino, ci sono tanti fari in Italia, e i più bei fari che ci sono disabitati, nel senso che lo Stato si è obbligato praticamente a svenderli o a darli via, insomma, perché non ci sono i fondi sufficienti per mantenerli e manutenerli. E quindi diciamo che in un certo senso, ovviamente, per quanto riguarda il nostro film, in realtà noi non parliamo effettivamente, non mostriamo Hong Kong di per sé. Il film tratta di un villaggio di pescatori, un piccolo villaggio di pescatori, e com'era in realtà Hong Kong anche 200 anni fa, voglio dire, c'era questa realtà. E non mostra la Hong Kong tipica dei film, o quello che la gente si immagina, le luci al neon, i grattacieli, i vicoli bui e cose del genere. Tuttavia può essere considerato a questo punto effettivamente la storia e il villaggio una metafora di quella che è la sparizione lenta e anche abbastanza definitiva di quella che è una cultura, di un modo di vivere, uno stile di vita, una metafora effettivamente che può apparire, come si può dire, pessimista, nel senso che però non siamo effettivamente pessimisti, nel senso, chiaro, la storia, il fatto è triste, e alla fine vediamo che insomma il villaggio sparisce, quindi l'idea di per sé è l'atmosfera è pessimista, ma l'atto stesso di fare questo film è in realtà un atto di ottimismo, perché di per sé è una sfida lanciata contro questo trend di cose, e può essere visto proprio come ottimista. If you don't speak out, nobody will hear you. The function of cinema to me is to give voice to people who are not often heard, or to give an image to an idea that you had but you didn't see in this way. So that's, to me, is the wonderful gift that cinema has given to me. For us, as you probably know, I've come through a few years of cinema making, of Hong Kong films, and the last few years they've basically disappeared. So I think what we've tried to do with our last two films and the films we're making with other young people is to try to give that voice back to Hong Kong people, because all the money is in China. Even the distribution of the films is in China. All the stories are basically relating to modern China now, or ancient China, because you can't talk about the bad side of modern China. So I think it's really important that we have a voice. And I, the white girl is Hong Kong. Mm-hmm. She is Hong Kong. And at the end of the film, she says, you know, I want to get out of this horrible place, you know. You know, I'm living on the water, you know, what future is there? And finally, through the process of something like love or support or encouragement of Sakamoto, the artist, the outsider, she decides to stay. She has chosen to go for it, to try to make her life happen, even in this place called Hong Kong. E quindi, come dicevo, ho dimenticato di dire, abbiamo cercato di creare un nuovo spazio per Hong Kong e per me, e se non si parla, se non si esternano le proprie opinioni, in ogni caso, se non si raccontano cose, nessuno ti crede se non parli.
se non arrivi, se non racconti. Quindi per me è principalmente, o per noi comunque principalmente, quello che è il cinema, che rappresenta un gran dono, considero, è la possibilità di dare voce a chi non ce l'ha, o di ridare voce a chi l'ha persa, o in ogni caso di creare delle immagini che permettano di essere collegate a delle persone, degli avvenimenti, delle cose che altrimenti non sono visti. E quindi in realtà quello che abbiamo cercato di fare nei nostri due film fatti assieme e con altri film, in altri film a cui stiamo lavorando con altri giovani cineasti, e cercare in realtà, nello caso specifico, di ridare la voce a Hong Kong che l'ha persa. E devo dire che nella mia vasta lunga esperienza di cinematografia a Hong Kong mi sono resa conto che questa identità di cui parliamo, insomma, questa voce è andata perduta completamente. Ed è tutto ormai collegato a quello che è lo spazio Cina, nel senso la Cina, e anche per quanto riguarda le produzioni, distribuzione e così via, anche per gli aspetti finanziari e così via, tutto, e anche la storia, parlando di narrazione del film, è tutto collegato e limitato alla Cina, dove si parla della Cina moderna, della Cina antica, per quanto sia collegata alla Cina moderna. E quindi si può dire che in questo film la ragazza, the white girl, e la ragazza bianca, insomma, e Hong Kong stessa. E lei stessa dice, no, che ha perso completamente, non ha un'identità, nel senso, lei stessa alla fine dice: che cosa ci faccio qui in questo posto dove non c'è niente, c'è il mare, non c'è futuro, che cosa si può fare? Poi in realtà, grazie all'amore, al sostegno, all'incoraggiamento di Sakamoto, questo outsider, questo artista giapponese che appunto la sostiene, lei rivede questo suo atteggiamento e decide, no? Fa questa scelta, compie questa scelta di rimanere, in modo tale da far succedere, ecco, una vita, la vita in un luogo dove altrimenti sarebbe stato impossibile. And I think the little kid, the Hozai, the outside kid, the street kid, is actually us. You mean Hozai? Yeah. Troublemakers, laughing at rich, stupid, corrupt people, trying to enjoy what there is in life, and being a good friend to a young girl who is not quite sure where she's at. E credo anche che Hozai, il ragazzino, quel ragazzino di strada, diciamo, il venditore di strada, un altro outsider, siamo noi. Nel senso, noi i rompiscatole, quelli che causano guai, che sfidano tutti, che parlano a voce alta, che prendono pubblicamente, deridono e si fanno beffe dei ricchi corrotti, e che quindi che si gode la vita effettivamente esattamente com'è, sperimenta la vita esattamente com'è, che è un buon amico di lei, della ragazza, quindi di Hong Kong, che le sta vicino e la supporta. So the Italian poster for the film is Fanculo. Questo è il manifesto italiano del film. Fanculo. Dovrebbe essere. I don't think you need a gesture. No, that's not. Just the poster. It means fuck you. I can understand the gesture. Ho capito il gesto. Universal language. Lingua universale. It's only a film, but that's what we do. È solo un film, no? È quello che facciamo. It's a life. It's an attitude. Yeah. Ed è un atteggiamento. Jenny, sei d'accordo che la white girl è Hong Kong? Cioè, is Hong Kong? Anche per te è così? Yeah, è la città? Per tutte e due avete visto? Perché prima avete dato due idee di cinema diverse, lo sguardo e questa cosa del corpo nello spazio, che è molto bello. E quindi mi chiedevo se siete sempre andati d'accordo, se vi siete anche scontrati su qualcosa. No, most important is women see the world more clearly than men. Thank you very much. Okay. Grazie, perché è una cosa importantissima. Le donne hanno una visione molto più chiara del mondo rispetto agli uomini. Yes. Did you have a clash? I agree. Well, the white girl, at the very end, she talks about the village disappearing, and the footage. As she's looking out from the boat, it's in reverse speed.
So she's trying, in some way she's trying to turn back time so that the village won't disappear. But she's also looking out towards the, in the end she's looking out towards the ocean, because you can't turn back, you know? You can only go forward and find a new space to be yourself. Eh sì, la ragazza alla fine, lei alla fine del film parla della Hong Kong, del villaggio, che del pescatore che sta sparendo, e no, si trova in mezzo al mare, insomma, sulla barca, e c'è una dicotomia, nel senso che vorrebbe che il villaggio non sparisse, e quindi abbiamo questo la pellicola, diciamo così, l'immagine che vanno all'indietro, no? Al contrario, questo è simbolo di lei che vorrebbe mandare indietro il tempo per impedire al villaggio di sparire, ma col tempo questo non è possibile, e quindi ha lo sguardo anche rivolto verso il mare, verso l'oceano, proprio perché non si può andare indietro e che quindi è necessario andare avanti e trovare uno spazio diverso in cui agire e vivere. But the film originally was a short story by Jenny, so perhaps the origins of the idea and where did this energy come from. Ma in realtà in origine il film era un corto, idea originale di Jenny, quindi tutta l'energia deriva da questo. So the film began about 5 or 6 years ago when I moved back to Hong Kong, and I wrote a short story and gave it to Chris. And Chris said, "Oh, I feel very close to this. Let's turn it into a movie." So okay, I'll write it and I'll produce it and you'll shoot it, and who's going to direct it? And he looks at me as if I'm, what a stupid question. Of course we will. So that's where the film comes from. Eh sì, il film è nato in realtà come un corto che ho scritto, diciamo, stiamo parlando di 5-6 anni fa, all'epoca in cui ho fatto Ritorno a Hong Kong. E ho scritto questo cortometraggio, sono andata da Chris, gliel'ho portato, e a lui è piaciuto moltissimo, dice no, deve diventare un lungometraggio, dice insomma, facciamo la sceneggiatura, la produzione, io chiedo, poi la regia, ci sei anche tu, che razza di domanda stupida, certamente che lo facciamo assieme, questa è stata la genesi del lungometraggio. So, as you can imagine, we fought a lot during the writing, but then on set, there was no fighting at all, because once a script is not a film, it's just words on a page, and the moment you get into the shooting motor, when you're actually shooting the film, you have to throw it all out, because it's just, you have to listen to what's happening around, or listen and look at what's happening around you. And on set, I don't touch the camera, so there's no look what he's done to my hands. Guardate cosa ha fatto la macchina da presa alle sue mani ormai. No, e in realtà abbiamo anche effettivamente avuto da dire parecchio, ma solo a livello di scrittura della sceneggiatura, perché la sceneggiatura in fondo sono solo parole su carta, no? E quindi lì abbiamo avuto da dire. Poi però nel momento in cui sono iniziate le riprese, non abbiamo proprio avuto niente da dire, perché in realtà quando si incomincia, si dà il primo ciak e si incomincia il motore, incomincia a girare e si incominciano a fare le riprese, e si può prendere anche la sceneggiatura, buttare via tutto, sono parole, e l'unica cosa che veramente bisogna fare è prestare attenzione ed essere ben coinvolti, pensare a quello che sta succedendo intorno a te in quel momento, e quindi io poi dice io non la tocco la macchina da presa, tutto lui. I think one of the most important things we want to share also is, number one, as I said, women see the world in a much more focused, more open and more gracious way than most men do. So we need women behind the camera, we need women to direct the future of cinema. That for me is very important. Number two is, I'm 65 years old, and I think number one message to the kids is, if this guy can do it, so can you. And finally, as we said, if it's something that matters so much to you, you have to speak out, you have to share it with others. Take your iPhone and make a film. You don't need $100 million. You don't need
you know, Steven Spielberg to say okay, just do it. Beh, quello che penso in ogni caso è che ci sono tre regole che secondo me dovrebbero essere prese in considerazione, proprio per quello che abbiamo detto. La prima cosa importante per quanto riguarda il cinema, il film, il fare un film, è che questo cinema ha bisogno di più donne dietro la macchina da presa, proprio per quello che ho detto, cioè che le donne hanno questa capacità di vedere il mondo in modo molto più chiaro, molto più con una maggiore apertura mentale. Noi abbiamo bisogno di quell'apertura proprio dietro all'obiettivo della macchina da presa. Poi il secondo punto è, io ho 65 anni e ricordatevi che se posso farlo io lo potete anche fare voi, che se non può fare anche un giovane cineasta. E il terzo punto è, se una persona ha qualcosa che vuole dire, se è qualcosa di veramente importante, allora bisogna parlare, bisogna dire, bisogna e condividere quello che si vuole comunicare. Basta prendere anche soltanto l'iPhone e riprendere con l'iPhone, non c'è bisogno di avere una produzione da 100 milioni di dollari con l'autorizzazione di Steven Spielberg. Se c'è qualcosa che uno deve dire, lo dica. But if you know anybody who works for RAI, keep in touch with them. Ma se conoscete qualcuno che lavora per la RAI, mantenete il contatto. Ok. Just in case. Grazie. Non si sa mai. Mi spiace dover chiudere in fretta, ma abbiamo 200 conferenze ancora da fare stamattina. No, Gianni deve chiudere. Ok, una battuta. Solo una battuta. Okay, I'm just like entranced by hearing it, all of our words in Italian. I don't know. They sound much better. It sounds so much better. I understand. Opera has to be in Italian. It can't be in German or English. God, it's so beautiful. No, non so cosa dire perché sono così sopraffatto dall'aver sentito dire in italiano tutto quello che abbiamo detto e che capisco adesso perché la lirica, l'opera lirica deve essere in italiano, in tedesco. And just one last thing, which is we want to thank the Torino Film Festival for having us here. When we first made our first film together, Hong Kong Trilogy, it also had its had a screening here. And then last year Torino was gave Chris a big prize and now we're back again. So hopefully we can make a film fast enough to come back next year. Giola, velocissima perché sì, velocissima, volevo ringraziare tantissimo il festival proprio perché ci ha fatto di nuovo tornare. Il nostro primo film Hong Kong Trilogy è passato a questo festival. Lo scorso anno Chris ha ricevuto un premio importante qui al festival e quest'anno sono qua con questo film. Speriamo di riuscire a fare abbastanza in fretta un altro film per poter tornare. Grazie mille.